Allora, quante variabili abbiamo? Abbiamo, qui è la tabella dei dati, e quindi abbiamo la variabile media, la variabile count, la variabile somma, la variabile num, e poi mi sembra che non ci sia più nient'altro. Si tratta di un calcolo di una media, ok? Quindi media è l'output, contatore, cont è una variabile temporanea, la somma è una variabile temporanea, num è una variabile di input. Il tipo. Allora, il contatore è una variabile che conta e quindi è un intero. La somma è un intero. Num è un intero. Mentre la media è un double. Quindi creo la tabella di simulazione. Dunque, che cosa fa questo algoritmo? Questo, più o meno a grandi linee, no? Prende dei numeri che vengono inseriti dall'utente, che sono quindi in input. Sono questi qua i numeri, e ne calcola la media, ma solo, come leggete nel testo, se sono numeri positivi. Se sono numeri negativi, invece li scarta, cioè non li considera. Quando è che si ferma? Adesso io non mi ricordo, quindi vado a vedere. Si ferma quando il numero è uguale a zero. Allora, l'input è questo. Ipotizzato. Inseriamo il numero 10, poi inseriamo il numero 3, poi il numero meno 10 o meno 8 e poi il numero 2 e poi il numero 0. Il risultato deve essere la media dei numeri positivi, quindi 10 più 3, 13 più 2, 15. Siccome i numeri sono 3, bisogna dividere per 3. Quindi 15 diviso 3, 5. Il risultato che ci aspettiamo è in output 5. Vediamo se funziona in questo modo. Intanto vi faccio osservare che rispetto ai diagrammi che noi abbiamo usato fino ad ora, diagrammi di flusso, ci sono delle frecce che tornano su. Noi finora non le abbiamo mai viste le frecce che tornano su. E invece qua ce n'è una che torna di nuovo a testare una condizione. Ogni volta che voi vedete un arco con una freccia che torna su, abbiamo a che fare con un ciclo, cioè con un insieme di operazioni che si ripetono. Quindi tutte le operazioni che vedete qua dentro sono operazioni che si ripetono fino a che una certa condizione è valida. Quando la condizione diventa falsa, il ciclo termina. Iniziamo allora con il blocco 1. Al blocco 1, a media viene assegnato il valore 0. Poi passiamo al blocco 2. Anche qui il contatore viene inizializzato a 0, quindi al blocco 2 il contatore assume il valore 0. Al blocco 3 un'altra inizializzazione della variabile somma, sempre al valore 0. Poi viene chiesto di inserire un numero, quindi al blocco 4 è l'output, inserisce un numero. Io lo copio. Al blocco 5 l'utente inserisce il numero e, per come abbiamo ipotizzato, inserisce 10. Quindi il numero 10 va a finire nella variabile num. Quindi qua abbiamo 10. Ecco che si entra nel ciclo, vedete? Si entra dentro il ciclo con una condizione che chiede, si chiede num. È diverso da 0? Guardiamo num, il valore di num è 10, quindi la condizione è vera. Entriamo nel ciclo. Quindi al blocco 6
La condizione è, inizio a usare i valori true e false. True. Blocco 7, c'è un'altra condizione. Attenzione, questo non è più un ciclo. Lo vedete che questo qui è un if? Perché si chiude su se stesso e non c'è nessuna freccia che torna su. Num è maggiore di 0? Beh, sì, vale 10, quindi è maggiore di 0. Quindi al blocco 7 la condizione è sempre true. Passiamo quindi, siccome la condizione è vera, andiamo al blocco 8. E questa operazione va ad aggiungere 1 alla variabile count. Il valore di count è 0, se aggiungiamo 1 diventa 1. Passiamo al blocco 9. Al blocco 9 andiamo a fare questa operazione. Allora prendiamo somma e aggiungiamo a somma num. Quindi guardiamo, somma vale 0, num vale 10, 0 più 10 fa 10. Il risultato viene messo nella variabile somma. Quindi al blocco 9 somma diventa uguale a 10. Sì, allora count più equivale a count uguale count più 1. Forse non l'avevo detto, mi sembrava di sì, ma può darsi che non l'abbia mai detto. Quindi quando vedete scritto cont più più, questo equivale a scrivere cont uguale cont più 1, che si chiama incremento. Quindi tornando al 10, output inserisci numero, quindi di nuovo inserisci numero. Quindi siamo al blocco 11. Qual è il prossimo numero? 3. Quindi num adesso vale 3. Lo metto in rosso per indicare che non c'è più questo valore, così come non c'è più questo valore, perché è stato sovrascritto dal valore che abbiamo assegnato dopo. Quindi i valori correnti sono 3 per num, 1 per cont, 10 per somma. Ora, vedete, bisogna seguire quest'arco, si torna su al 6, quindi si torna al blocco 6. Allora vado al blocco, ritorno al blocco 6, blocco 6, torno su. E di nuovo ricomincio. Allora, num, questo è diverso da 0? Sì, è diverso da 0. Allora vado al blocco 7, quindi la condizione qua è true. Blocco 7, num è maggiore di 0? Certo, vale 3, quindi è maggiore di 0. La condizione è true. Blocco, quindi continuo nel ramo vero, blocco 8. Incremento il contatore di 1. Ora il contatore valeva 1, se gli aggiungo 1 diventa 2 e il valore precedente, questo qui, viene sovrascritto e quindi non c'è più, non è più valido. Il valore corrente è 2. Poi vado ad eseguire il blocco 9. Calcolo somma più num. Allora andiamo a vedere. Somma vale 10, num vale 3. 10 più 3, 13, e lo vado ad assegnare a somma. Quindi adesso somma vale 13. Per cui questo valore di somma, non è il caso che lo facciate anche voi, lo faccio io per evidenziare il fatto che il 10 non esiste più, c'è il 13 adesso come valore di somma. Passiamo al blocco 11, al blocco 10. Nel blocco 10 viene prodotto in output la stringa, inserisci numero. E noi andiamo a inserire il prossimo numero. Il prossimo numero è meno 8. Ok, quindi alla riga 11, dentro a num abbiamo meno 8, numero negativo. Quindi questo valore non c'è più. Va, andiamo avanti tornando su. Si torna su di nuovo al blocco 6. Al blocco 6 ci chiediamo, num è diverso da 0? Beh, sì, la condizione è vera, true. Continuo a scrivere pure, true. Vado avanti, blocco, quindi passo nel ramo vero, blocco 8, blocco 7, sì, scusate. E mi chiedo se il numero num è maggiore di 0. E adesso la condizione non è più vera perché
il numero è meno 8 e non è maggiore di 0. Quindi la condizione è false. Pertanto non andrò più ad eseguire le istruzioni che sono sul ramo vero, la 8 e la 9, ma passo dal ramo falso, che non fa nulla, e va direttamente al blocco 10. Inserisci il numero e poi input num al blocco 11. Quindi vedete che ci sono alcune istruzioni che si ripetono. Al blocco 11 chiediamo l'inserimento del numero, cioè viene inserito il numero che è 2. Abbiamo quasi finito, eh? Quindi num adesso vale 2. Qua questo valore non esiste più. Passiamo al, ritorniamo su e siamo di nuovo al blocco 6. Al blocco 6 ci chiediamo se il numero è diverso da 0. Il numero è diverso da 0, quindi la condizione è true. Poi passiamo al blocco 7, num è maggiore di 0, certo vale 2 è maggiore di 0, quindi di nuovo true come abbiamo fatto prima. Andiamo al blocco 8, il blocco 8 incrementa il contatore. Quanto valeva il contatore? L'ultimo valore del contatore era 2, se gli aggiungo 1 diventa 3. Poi somma uguale somma più num al blocco 9. Quindi guardiamo quanto vale somma nella colonna 13. A 13 andiamo ad aggiungere num che vale 2. Quindi 15. Somma vale 15. Adesso andiamo ad eseguire il blocco 10. Blocco 10 è sempre inserisci un numero in output. Nel blocco 11 leggiamo il numero. Il numero è in input è 0. Quindi, sono qua. Quindi num vale, al blocco 11 vale 0. Il precedente valore viene sovrascritto, non c'è più. Torniamo su al blocco 6. E qua attenzione, perché la condizione num diverso da 0 adesso è falsa. Difatti questa è proprio la condizione di terminazione del ciclo. Questo algoritmo termina quando l'utente inserisce il valore 0. L'utente ha inserito 0, la condizione è falsa, quindi non entriamo più dentro il ciclo, ma usciamo, seguiamo questo ramo falso e finiamo qua al blocco 12. È arrivato il momento di calcolare la media. Al blocco 12 andiamo a vedere se il contatore è diverso da 0. Perché? Il contatore mi conta quanti numeri ho sommato. Se non ne ho sommato nemmeno uno perché erano tutti negativi, alla fine non avrò una media, cioè la media varrà comunque 0. Se invece ho contato dei numeri, nel senso che sono stati inseriti dei numeri positivi che quindi potevo fare rientrare nella media, allora devo calcolarla. Per cui, siccome per noi il contatore diverso da 0 vale 3, allora la condizione è true. Andiamo al blocco 13 ad eseguire il calcolo della media. Andiamo a fare somma diviso cont. La somma vale 15, cont vale 3, quindi il risultato è 5, che viene messo in media. Oh, finalmente abbiamo il valore della media. E l'ultima istruzione, la 14, è l'output della media. Quindi in output abbiamo 5. Ho voluto cominciare da una simulazione per farvi capire come funzionano i cicli, perché secondo me, visto così, non è una cosa tanto complicata da capire. Se la media non l'ho calcolata, verrà prodotto in output il suo valore iniziale, che era 0, e che quindi va bene. Tu mi stai dicendo, perché non posso dare questo valore iniziale quando dichiaro la variabile? Certo che lo puoi fare. Lo puoi fare benissimo, però se forse non ti ricordi, io avevo detto che avrei usato questa convenzione. Nella tabella dei dati
avrei messo un valore iniziale solo per le costanti, mentre tutte le altre inizializzazioni le avrei sempre messe nel diagramma di flusso per renderle esplicite. Quello che dici tu si può fare tranquillamente, quindi non è una cosa che, no, non è preferibile questo rispetto a quello che stai dicendo tu, si possono usare tutti e due i metodi. Il motivo per cui scelgo di farlo qui è per ha una valenza didattica e basta. Però potrebbe anche essere fatto in fase di dichiarazione.